Sono Vittorio Maddio e faccio l'artista 24 ore su 24, tutti i giorni, pittore, scultore, grafico, gioielliere, tutti i materiali che mi sono utili per esprimermi o per creare, per me è una delizia, insomma, qualsiasi cosa. Io penso che nell'uomo è molto importante la trasgressione, perché solamente nella trasgressione trova il dialogo con tutto quello che lo circonda. E quando mi metto a dipingere, per me non è una forma casuale, però arriva un momento, già dall'inizio, non sento, non vedo. Solamente c'è in me una forma di composizione istintiva. Cioè la mano va più veloce della mente, perché se la mente dovesse fermare la mano sarebbe un disastro, perché andrei nella logica della sualità. Parliamo incoscienti. Ma parlare di incoscienza non è una cosa brutta, anzi è bellissima, perché se esce fuori dalla coscienza comune e se entra in una coscienza assoluta, una coscienza della non ragione, però di comunione. Questa comunione cos'è? È il rapporto. Io dico sempre che l'artista dovrebbe essere, innanzitutto, dovrebbe essere un equilibrista. Tu dici, ma perché un equilibrista? Perché al di fuori della ragione c'è l'equilibrio. C'è il contenuto, che la ragione è una forma istitutiva, sì, in un certo modo ti castra, una parola forte, però è vero, ti castra, non ti permette di essere te stesso. E siccome permettere di essere se stesso è difficile, allora facciamo sì, si sviluppa una forza interiore che è assoluta, dove la mano diventa più veloce della mente, per superare la mente stessa. Per entrare nella non ragione, però nel piacere o dispiacere o che sia, per poter viaggiare e essere se stessi. E nel 1974 fui invitato dalla città di Rothenburg in Germania per una esposizione delle mie opere, e per il 900° anniversario, per festeggiare il 900° anniversario della città di Rothenburg. Però portare le opere in Germania in quel periodo lì era molto difficile, perché stava l'intendenza delle belle arti, si doveva fotografare, si doveva fare, aveva visti, eccetera, eccetera. Ebbi molte difficoltà. Una parte li portai in forma quasi legale, e un'altra parte, per superare questo ostacolo che era molto grande, un'amica mia, una francese, disse: te le porto io. Con la sua macchina vi porto altre opere, cioè una macchina americana, vi porto altre opere. Arrivai tra il Corriere e così chiama, arrivai in Germania e mi arrivarono tre opere con il vetro spaccato, sulla cornice, incorniciata. Quindi che fece? C'era poco tempo, dovevo allestire. Queste tre tele con queste tre opere con il vetro spaccato, con la tela spaccata, e presi la misi in prima fila, proprio all'ingresso. Si inaugura la mostra, arriva una collezionista e fa: quello, quello e quello voglio. Pagati profumatamente. Io allora ho pensato tante volte: guarda, Fontana gli si deve essere rotto la tela, casualmente. E allora dice qualcuno: ho detto, oh, che bella, spaziale. E quella ha fatto le tele spaziali. Come si può fare uno tutta una vita sta a dire un segno per paura di non essere riconosciuto? La domanda questa. Questa domanda rimane. Io vorrei fare questa domanda a tutti quelli che tutelano l'arte, che si ritengono grandi intellettuali e che esaltano queste azioni e se le fanno proprie. Io non so dove sta la demenza, se da parte di chi tutela o da parte di chi le segue. È grosso questo. Perché tocca molti grandi, eh.
La terra, anche lì, è una cosa bellissima, ad esempio. Io amo molto lavorare la terra, anche per la sua economicità, per la sua duttilità, per la sua sfida nella materia, dare forma o non forma, però dare un contenuto che abbia un equilibrio. Perché io ti dicevo che l'artista, prima di essere artista, deve essere equilibrista. Non deve essere un esteta, non deve essere, non so, uno che vive nell'etica, ma deve creare una forma che gli dà l'opportunità di poterla guardare. Però deve dargli quell'equilibrio che mantenga il contenuto della forma. Ma la forma non deve essere istituzionalizzata, la forma deve essere una forma che proietti. Il momento in cui uno vive, in cui, il momento in cui uno realizza quell'opera. Rompo il filo. L'ordine è creata dall'uomo pure anche perché è in un mondo di libertà collaterale, l'uomo non lo vuole, perché il pericolo dell'umanità, il pericolo di coloro che istituiscono, il pericolo di coloro che intendono per volere ordine, precisione, disciplina, etica, morale, eccetera, non è il pericolo di conduzione. Il pericolo è di quel disordine, di quel caos che è l'interpretazione soggettiva di ognuno di noi che riesca a pensare. Ecco, quando un essere intelligente pensa è pericoloso, ma non c'è cosa peggiore dell'essere che pensa. E tutte queste manovre qua non sono contro l'uomo perché disubbidisce o perché no, per il potere, no. Il pensiero è pericoloso perché comunica agli altri il diritto di volere, di intendere, è il diritto del no. I governi hanno tolto il sogno ai nostri, al nostro futuro. E quando un popolo non può sognare, è in pericolo. Che mi dia l'opportunità di poter manipolare. Che poi sia valido o non sia valido, a me non interessa. È importante che soddisfi il mio piacere visivo, il mio piacere interpretativo, il mio senso dell'equilibrio, il mio senso della dimensione, il mio senso del tempo e lo spazio, dentro e fuori dello stesso. Questo per me è arte. Quando vengono a mancare uno di questi componenti, allora l'arte non esiste. Esiste solamente una forma di opportunismo, una moda. Ecco, il grande guaio del decadentismo dell'arte è proprio la moda. Essere artista mi ha aiutato a ampliare il mio modo di pensare, il mio modo di vivere, il mio modo di conoscere, il mio modo di rapportarmi con gli altri, perché è importante rapportarsi con gli altri, eh. E quindi l'essere artista mi ha dato l'opportunità di rapportarmi con gli altri in egual misura, cioè rapportarmi nel dialogo, nella dialettica, nella conoscenza e così via dicendo. E no, no, per me sono sempre un punto di partenza. Perché guarda, io mi sentirò arrivato solamente quando non sarò steso in una bara, allora sono arrivato perché qualcuno mi deve portare, trasportare. Però altrimenti fino a che ho un alito di respiro, è un alito di pensiero che si possa proiettare e sono sempre agli inizi, agli albori di questa partenza, insomma. Qui non conta l'età, qui non conta le dimensioni, qui non conta niente, qui conta solamente esserci. Però per esserci non si può dire io ci sarò. Ci sono e basta. Quindi è un punto di partenza.